Benvenuti nel mio canale e benvenuti ad un nuovo video. Quest'oggi ancora un video sui kill, ma in versione femminile. Iniziamo dal primo caso. Siamo nel 1879 in un piccolo cottage fuori Londra. Giulia era una vedova cinquantenne appartenente allo status borghese che viaggiava spesso. Il suo brutto carattere faceva scappare la servitù, rendendo così necessaria l'assunzione di nuove figure per la cura della casa. Fu così che un giorno assunse Kate Webster, una giovane donna irlandese, abbandonata dal fidanzato dopo essere rimasta incinta. Ma la pazienza di Giulia durò ben poco e quando minacciò di licenziarla, Kate la implorò di restare almeno un altro po', il tempo di trovare un altro impiego. Giulia acconsentì, ma la domenica se ne sarebbe dovuta andare via. Quella mattina Kate spinse giù dalle scale Giulia e prima che la donna riuscisse a gridare, le saltò addosso e la strangolò. Afferrò poi un rasoio e una sega, smembrò il corpo, lo bollì, staccando la carne dalle ossa e mise tutto in una borsa a Glenstone. Una volta finito di pulire tutto, gettò i resti del corpo nel Tamigi all'interno di una borsa, tenendo per sé solo la testa e un piede, e si mise gli abiti di Giulia fingendosi lei per un breve periodo. Il corpo della povera donna venne ritrovato il giorno dopo, ma senza la testa era impossibile riconoscerla. Nel frattempo Kate viveva nell'abitazione indossando i gioielli appartenuti alla vittima e vendendone i beni per racimolare qualche soldo. Riuscì a guadagnare dalle otturazioni d'oro, dai mobili, dalla casa e persino dal grasso fuso della donna che piazzò a un ristorante vicino. Ma la vendita di ogni bene mise in allerta i vicini e la polizia. Kate fuggì in Irlanda, ma venne catturata e processata. Confessò tutto a un prete prima di morire tramite impiccagione. Nel 2010, il naturalista David Attenborough, durante dei lavori di scavo nella proprietà per ampliare l'abitazione, trovò un cranio senza denti nel terreno. Dopo averlo consegnato alla polizia, le indagini scientifiche confermarono che si trattava del cranio di Julia Martha Thomas, defunta circa 130 anni prima. C'è una serie TV che presenta diverse somiglianze con la storia, si chiama Alias Grace. Passiamo a un altro caso che questa volta riguarda una famiglia. La famiglia Bloody Bender, i sanguinari Bender, forse la prima famiglia di serial killer d'America. Alla fine dell'Ottocento, quando l'Ovest degli Stati Uniti era meta dei pionieri e avventurieri di ogni genere, il lungo cammino verso il lontano West era irto di pericoli. Banditi di strada e nativi che difendevano il loro territorio non erano però così temibili come la famiglia Bender, che poi divenne nota come Bloody Benders, i sanguinari Bender. Nel 1870 i Bender, originari della Germania, si stabilirono in Kansas, dove il governo americano offriva i territori venduti dai nativi a chiunque si fosse impegnato a coltivarli. Il vecchio John Bender, chiamato semplicemente Pa, ottenne 65 ettari, mentre a suo figlio John, o Thomas, andò un appezzamento più piccolo. Poi c'era anche la signora Bender, detta Ma, e la figlia Kate. Piuttosto però che dedicarsi al faticoso lavoro di agricoltori, i Bender pensarono bene di sfruttare la posizione della loro nuova proprietà, posta proprio sul Great Osage Trail, un percorso attraverso il quale transitavano i pionieri diretti a ovest. Fu così che nacque il Westside Inn, una locanda veramente poco raccomandabile. In realtà si trattava di una semplice stanza con una tenda che la divideva in due. Nella parte anteriore si trovava l'osteria negozio, mentre dietro la tenda c'era l'alloggio della famiglia. Erano molti i viaggiatori che sostavano al Westside Inn per rifornirsi di liquori, tabacco, cibo, ma anche per mangiare un pasto decente e rifocillare gli animali. Qualcuno decideva di passare lì la notte, forse anche per trascorrere qualche ora in compagnia della bella Kate,
la più estroversa della famiglia, che si spacciava anche per guaritrice e spiritista. Al Westside Inn, però, nulla era come sembrava. Nessuno della famiglia si chiamava Bender e l'unico legame di parentela era tra Ma e Kate. Pa si chiamava John Flinger, mentre il nome di Ma era Almira Make. La donna, oltre ad aver avuto 12 figli da un certo Griffith, aveva collezionato un discreto numero di mariti, tutti morti per delle ferite alla testa. Kate si chiamava in realtà Eliza Griffith, mentre il suo presunto fratello John rispondeva al nome di John Gebhard ed era pare suo marito. Tutto questo non avrebbe avuto una grande importanza. In un paese di frontiera erano molti quelli che cambiavano nome per nascondere il proprio passato. Se al Westside Inn non fossero successe cose strane, la gente spariva senza lasciar traccia. Non è che fosse una cosa così insolita, tra le migliaia di persone dirette all'ovest erano in parecchi a non dare più notizia di sé. Potevano esserci molte ragioni per questo, e quindi la scomparsa di qualche avventuriero non suscitava l'interesse di nessuno. Nel giro di un paio d'anni, però, qualcuno si accorse che molte sparizioni erano avvenute durante il passaggio su quel tratto di Great Osage Trail, proprio nei dintorni di Westside Inn. Oltretutto, diversi corpi furono trovati nella zona, evidentemente assassinati, ma nessuno poteva sapere chi fosse stato, fino a quando, nel 1872, un certo George Launcher e la sua bambina sparirono, mentre erano diretti in Iowa, dove non arrivarono mai. In quel caso, però, ci fu qualcuno che andò a cercarli, il dottor William York, che seguì proprio l'Osage Trail. Sparì anche lui. Fu la vittima sbagliata, perché il dottore aveva due fratelli influenti, un colonnello e un senatore. Fu il colonnello Ed York a intraprendere l'indagine che lo condusse dai Bender. Dopo qualche giorno di cattivo tempo che aveva impedito di iniziare delle ricerche nelle fattorie locali, gli abitanti della zona si accorsero che la locanda era vuota. La famiglia Bender era sparita. Quello che avevano lasciato dietro di sé era però agghiacciante. Alle spalle della tenda divisoria, nel locale pubblico, c'era una botola che portava ad una cantina, dalla quale proveniva un cattivo odore, perché la terra era inzuppata di sangue. Non c'era però nessun corpo, ma quando i volontari iniziarono a scavare nel giardino, fecero la raccapricciante scoperta. Nella sola prima notte di scavi furono trovati 7 cadaveri, tutti con il cranio sfondato e le gole tagliate. Tra questi c'erano i corpi del dottor York, del suo amico Laucher e della figlia di circa 8 anni. Alla fattoria dei Bender furono trovati in tutto 10 cadaveri, ma alla famiglia furono attribuiti 21 omicidi, eseguiti tutti con la stessa tecnica. L'ospite si sedeva con le spalle rivolte alla tenda di separazione e durante la scena veniva colpito alla testa con un martello. Il corpo veniva gettato in cantina attraverso la botola, poi uno dei due uomini tagliava la gola al malcapitato per accertarsi del trapasso e veniva spogliato di ogni oggetto di valore. Anche se furono messe delle taglie consistenti sulla testa dei Bender, nessuno si fece mai avanti a rivendicarle, seppure negli anni successivi qualcuno disse di averle uccise, senza però portare prove. Alcune donne furono arrestate con l'accusa di essere Ma o Kate, ma non si riuscì mai ad identificarle con certezza. Nessuno sa quale sia stata la fine della famigerata famiglia di serial killer, la prima registrata nella storia degli Stati Uniti, ancora oggi, dopo quasi 150 anni. Il mistero rimane irrisolto e probabilmente non sarà mai svelato. E passiamo all'ultima killer, una killer donna, Catherine Mary Knight, la cannibale sanguinaria australiana. Quella di Catherine Mary Knight è una storia davvero disturbante, una storia di violenza e follia, con un epilogo che non ha nulla da invidiare ai più famosi serial killer della storia. Catherine nasce in Australia nel 1955. In una famiglia numerosa. Il padre Ken è di professione macellaio. La famiglia si sposta di città in città finché non si stabilisce a The Bearden, dove tutti, compresa la sedicenne Catherine, trovano impiego nel macello pubblico. Catherine ci sa fare con il coltello, ne fa collezione. La sua cameretta non è tappezzata di poster di cantanti rock come quelle delle sue coetanee, ma di coltelli affilati. Scuoiare animali e farli a pezzi è una passione per la ragazza e presto, al gusto del sangue che sprizza sulle pareti e al fare a pezzi corpi inanimati, si associa una forte eccitazione sessuale. A soli 18 anni sposa un camionista, David, da cui avrà una figlioletta,
Catherine ha un appetito smisurato e quando il marito non soddisfa le sue richieste scoppia in forti attacchi di violenza e isteria. Il matrimonio dura 2 anni finché David non se ne va, lasciandola sola con la bambina. Catherine si vendica in modo spaventoso sulla piccola. Prende la bambina di pochi mesi e la sistema sui binari in attesa di un treno. La piccola si salva grazie al provvidenziale intervento di un senzatetto che la sente piangere. Catherine è fuori controllo, è aggressiva, è minacciosa, viene internata, le viene diagnosticata una grave forma di depressione postpartum, le danno un po' di medicine e la rimandano a casa. Un giorno, per un futile motivo, accoltella una donna che sopravvive per miracolo, poi prende in ostaggio un ragazzino, minacciandolo di ucciderlo, ma viene fermata in tempo e ricoverata di nuovo. A questo punto David, il marito, torna sui suoi passi, decide di accudire la moglie malata nella speranza che guarisca. La convivenza dura 4 anni e tra scoppi di violenza improvvisi e appassionate notti d'amore, i due mettono al mondo un'altra figlia. Esausto dalla situazione, decide di andarsene per sempre, ma questa volta prende le due bambine e torna a vivere dai suoi. Catherine colleziona uomini, è attraente, almeno per gli standard australiani, e soprattutto sessualmente disinibita e calda. Conosce un minatore, David, un bravo uomo, anche se coltiva il vizio del bere. I due convivono per qualche tempo, ma i litigi sono frequenti e culminano nel 1987 con Kate che sgozza il cagnolino del compagno. A David Kate piace parecchio, se è disposto comunque a tollerare tutte le sue violenze e le sue stranezze, tipo collezioni di animali imbalsamati, crani e ossa di mucche e pecore, ritagli di giornale e pelli di animali. Quando è normale diventa anche simpatica e poi a letto è molto calda e disponibile, qualità che un uomo apprezza. Ma anche lui alla fine cede e l'abbandona. Si mette con un altro uomo, John Chilworth, da cui avrà un altro figlio. La relazione dura 2 anni, giusto il tempo di conoscere un altro uomo, quello fatidico, John Price. Fin qui la storia di Catherine è una storia tutto sommato comune. È una donna malata, probabilmente le verrebbe diagnosticato un disturbo di personalità, una storia come tante ai margini delle nostre società, un problema da servizi sociali e centri di salute mentale. Ma Kate è qualcosa di più di una semplice psicopatica. Price è un minatore, guadagna bene e Kate decide di andare a vivere da lui. Lascia quindi la sua casa. La relazione procede come le altre. A slanci di passione con sesso sfrenato si alternano liti furibonde e violente. Kate soffre di un disturbo borderline molto estremo. Lo si capisce dal modo in cui si allontana quando la relazione si fa più stretta e da come cerca di ricucire quando teme di essere abbandonata. A Price ne combina di cotte e crude, arriva persino a farlo licenziare. Gli amici gli consigliano di lasciarlo, ma Price è troppo coinvolto. Kate lo manipola. Quella del borderline e del compagno vittima è una dinamica fin troppo conosciuta anche ai giorni nostri. Nel 2000 arriva però l'episodio che la convince a lasciarla. Dopo l'ennesimo litigio, Kate lo colpisce con una coltellata. Price corre in tribunale e ottiene l'ordinanza per cacciarla di casa. Il 29 febbraio Kate si presenta alla porta di Price, che non resiste e la fa entrare. I due finiscono a letto, poi forse litigano, o forse Kate aveva già in mente quello che voleva fare. Uccide Price con un coltello, lo scuoia in modo professionale, poi lo decapita e taglia un po' di carne dalle sue natiche che cucina e mangia. Dopodiché torna a dormire di sopra. La polizia fa irruzione la mattina dopo e si trova di fronte a uno spettacolo agghiacciante. Trova la pelle dell'uomo attaccata all'architrave della porta, accanto i suoi genitali. Le pareti e il pavimento sono totalmente coperti di sangue. In cucina c'è una pentola sul fuoco. Nella pentola galleggia una testa umana scoiata perfettamente. Sul tavolo due piatti di carne e verdure. La carne proviene dal corpo in salotto, immerso in una pozza di sangue. Kate è in camera, dorme profondamente. Non ricorda nulla di quanto è successo. Il tribunale che si occupa del caso la considera disturbata, ma in grado di intendere e volere e la condanna all'ergastolo senza condizionale. Kate ancora oggi si dichiara non colpevole e ritiene che la pena sia eccessiva per il crimine commesso. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e se volete potete iscrivervi non dimenticando di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e al prossimo video.